Buongiorno ragazzi, eccoci qua oggi a Gradara, il nostro angolino un po' preferito perché dunque ci siamo stati molte volte quando avevamo qui la casetta Gabice. Gradara infatti è vicinissimo a Gabice, ma è anche vicino a Tavuglia, dove c'è il nostro Valentino Rossi. Vabbè, Valentino e Valentino. Comunque dai. Qui a Gradara ad agosto ci sono tutte le feste. No, ora è passato, no. Siamo a settembre, però è sempre pieno di gente. Sì. Comunque oggi è lunedì ed è zeppo. Ed è zeppo di gente, si vede che sono ancora, persone, sono ancora in ferie. Dai, andiamo a visitare Gradara, 1, 2, 3, via! A pochi passi dalla costa marchigiana settentrionale, nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino, si trova la città di Gradara, particolarmente nota per l'omonima rocca che con il suo borgo fortificato rappresenta un magnifico esempio di architettura medievale e militare del XIV secolo. Posta sulla sommità di un colle a 142 metri sul livello del mare, dominante i percorsi tra Romagna e Marche, rivestì immediatamente un ruolo strategico di fondamentale importanza. Il castello di Gradara e il suo borgo fortificato rappresentano una delle strutture medievali meglio conservate d'Italia. Inoltre, le due cinte murarie che proteggono la fortezza, la più esterna delle quali si estende per quasi 800 metri, la rendono anche una delle più imponenti della penisola. I Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere non si limitarono però ad accrescerne la potenza militare difensiva, ma ne abbellirono anche le sale interne, raccogliendo diverse opere d'arte. Infatti, oltre ad essere un avamposto militare, la rocca fu una residenza raffinata, come erano solitamente le corti rinascimentali. La rocca fu teatro di battaglie e testimone di avvenimenti tragici. All'epoca malatestiana, nelle prigioni dei Mastio, Malatesta detto il Guastafamiglia, imprigionò e poi uccise i propri familiari. All'epoca di Malatesta, Linetto, le truppe viscontee capeggiate da Angelo del Fuoco entrarono nella rocca con l'inganno e commisero numerose violenze e ruberie. Ma il castello di Gradara è noto per una delle più belle storie d'amore della letteratura italiana, narrata per la prima volta dal sommo poeta Dante Alighieri nel suo divino poema. È nel girone dei lussuriosi, quinto canto dell'inferno, che si trovano Paolo e Francesca, i due amanti che hanno reso famosa la rocca, conferendole un alone di mistero e leggenda. La storia di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, i giovani cognati amanti uccisi dal marito di lei, Gianciotto Malatesta, sembra si sia svolta nel castello di Gradara verso la fine del 1200. E dal colorito commento di Giovanni Boccaccio conosciamo la storia d'amore che nasce tra i due cognati, l'inizio della vicenda e l'epilogo tragico. I due si incontravano in segreto intrattenendosi con delle letture. Un giorno, intenti a leggere il libro Lancillotto e Ginevra, come amor lo strinse, furono indotti a trasgredire a ciò che l'amor cortese concedeva facendosi travolgere dalle passioni. E nel mentre che gli amanti si diedero il bacio fatale, irruppe Gianciotto nella camera di Francesca. Paolo tentò la fuga dalla botola, ma vennero uccisi entrambi. Ragazzi, siamo sul sentiero degli innamorati. La via degli innamorati. Che dolcezza, che dolcezza. Allora, la cittadina di Gradara... La conosciamo per noi, bene. Esatto, per noi però... Bene. È un simbolo, diciamo. Avevamo una casetta qui vicino e venivamo sempre. Ogni estate. Anzi, io venivo anche su in bicicletta. Ricordo che c'è una salita mostruosa. Veniva su anche a fare la serata dei vini. Ah, esatto. C'era la degustazione dei vini. Che alla sera poi andavamo via storti. Siamo andati a casa storti. C'era la Giorgia che aveva paura in macchina. Esatto, ma meno male che a casa è qui vicina. Proprio. Un paio di chilometri, dai. Bei ricordi. Guardate la pista qua per i guerrieri antichi.
Bellissima, eh? All'interno della rocca sorge la piccola ma suggestiva chiesa di San Giovanni Battista, costruita per volere di Giovanni Malatesta de Verrucchio a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. La chiesa presenta la facciata trecentesca, sobria ed elegante, e un interno che risale invece al Settecento, quando furono necessari ampi lavori di rifacimento in seguito ad un terremoto. La chiesa custodisce un pregevole e miracoloso crocefisso, scolpito da Frate Innocenzo nel 1936, che mostra tre volti diversi a seconda del punto di vista da cui viene osservato. Ogni due anni, da non perdere, qui a Gradara, verso fine luglio, c'è una grandiosa manifestazione che rievoca l'assedio messo in atto nel 1446 dai potenti eserciti degli Sforza e dei Montefeltro contro Gradara, all'epoca uno dei più importanti castelli malatestiani. Una dimostrazione di coraggio e di eroismo senza pari, rimasta indelebile nella memoria dei gradaresi, che le rendono omaggio con una delle rievocazioni storiche più belle e ammirate d'Italia. Epiche battaglie si svolgono su 2 ettari di palcoscenico, con un esercito di oltre 200 rievocatori in abito storico, armi da fuoco e cavalli, accampamenti di armigeri e il più grande spettacolo piromusicale al mondo all'interno delle mura di un castello medievale. Il punto di forza della manifestazione è la grande accuratezza nella ricostruzione degli allestimenti e delle rappresentazioni che vi faranno toccare con mano le emozioni della feroce battaglia divampata per ben 43 giorni sotto le fortificazioni gradaresi. Gradara, conosciuta già come la capitale del Medioevo, un luogo dove a tutti gli effetti le lancette dell'orologio sembrano essersi fermate. Diventa così una vera e propria porta del tempo grazie al prezioso e accuratissimo lavoro dell'associazione culturale e dei gruppi di rievocazione storica. Spaghettini, buon appetito ragazzi! Ehi, ce l'ho con te, buon appetito! Siamo a Gabice Monte, il paese suggestivo. Sulle strade del piccolo borgo si possono incontrare sportivi appassionati di ciclismo e trekking che vogliono vivere l'emozione nel parco del Monte San Bartolo. Gabice Monte è un paese a misura d'uomo, dove ci si può spostare tranquillamente a piedi facendo delle rilassanti passeggiate lontani dal traffico e caos. Sorge su un promontorio a ridosso della piccola baia di Gabice Mare. Dalla terrazza naturale di Gabice Monte lo sguardo può spaziare sull'ampio golfo ricco di bellezze che di giorno e di sera offre uno spettacolo mozzafiato. I sentieri collinari di Ginestre si diramano in un paesaggio dall'aspetto incontaminato, fra falesi a strapiombo sul mare che nascondono piccole insenature fra le rocce.
Grazie a questo patrimonio naturalistico, Gabice Monte è l'unica località a mettere insieme mare, collina e parco naturale, con il risultato di un paesaggio sorprendentemente variegato e di un'atmosfera unica. Da Gabice Monte si può anche percorrere per esempio il Sentiero del Coppo, completamente immersi nella natura, attraverso il quale si arriva direttamente alla zona marina e a metà del tragitto si incontra un'antica fonte, la Fonte del Coppo, dalla quale sgorga un'acqua dalle ottime proprietà benefiche e curative. Un locale su Palafitte che sorge in mare davanti alla spiaggia di Gabice, dove le Marche confinano con la Romagnola cattolica. Il Mississippi è stato un ristorante, bar, nightclub, dancing che ha avuto la stagione d'oro negli anni 60. Secondo il progettista che lo ideò alla fine degli anni 50, doveva apparire come un tipico battello fluviale con tanto di enorme ruota a pale disegnata sui fianchi. Finalmente oggi la struttura è stata recuperata, messa a nuovo, creando un contenitore pubblico di uso e funzioni in grado di soddisfare le necessità della collettività in generale, cittadini e fruitori della spiaggia gabicese, mediante uno spazio rappresentativo, attrattore e catalizzatore di iniziative culturali e turistiche con funzione di promozione, valorizzazione e divulgazione degli aspetti storico-scientifici del mare, dalla costa adriatica e del prospiciente promontorio del Parco Naturale del Monte San Bartolo. Eccoci ragazzi, allora come mi sembra il nuovo Mississippi? Guarda che belle finestrelle. Ma io l'avevo già vista. Ah, io no. Era già venuta molto bella. Cosa avrà? Un annetto. Sì, secondo me l'anno scorso. Bello, bello, mi piace. Va bene. È nuovo. Vi salutiamo allora dal Nautilus. No, non è Nautilus, come si chiama? Mississippi. Esci, fai vedere la visuale. Sì. Sì, veramente. Dal Mississippi di Gabice. C'è vento. Eccolo qua, dal Mississippi di Gabice. E niente, dai Gabice comunque ce l'abbiamo sempre nel cuore, come bel ricordo. Nel cuore. No, dai, se non esageriamo, dai. Va bene. Va bene, al prossimo video, ciao ragazzi. Ah no, il prossimo video secondo me non saremo in Italia. No. Ah, però... il prossimo video basta Italy, Sicuramente lui no. Io da solo, no. Io anche noi, vado cioè. Per altri lidi ragazzi, lasciamola andare per altri lidi, lido delle nazioni, lasciamo al prossimo video ragazzi, ciao. Vi saluto, ciao.